Ciao a tutti e benvenuti sul canale della Lorifer SRL. Io sono Lorenzo ed oggi vi voglio parlare di un prodotto di cui abbiamo già parlato tempo addietro, ma oggi lo presentiamo in una veste tutta nuova. Ma lo scopriremo dopo la sigla. Fornello a gas Camper, modello Extra Smart, si presenta con un design dalle linee pulite ed è in lega di acciaio dalla colorazione argentea, che va a ricordare lo stile in acciaio delle cucine dei ristoranti. Nonostante le sue misure compatte, permette di poter cucinare qualsiasi cibo voi vogliate, e perché no, anche un buon caffè oppure un tè rilassante. Ma vediamo le sue caratteristiche. Il fornello viene alimentato mediante bomboletta a gas butano da 227 grammi con innesto automatico. Questo tipo di cartuccia è un modello standard, reperibile in qualsiasi parte del mondo voi vi troviate. Certo che se le comprate da noi siamo più contenti. Il consumo a pieno regime è pari a 138 grammi ora, quindi siamo attorno alle 2 ore di durata. Però, regolando le potenze in modo adeguato, la cartuccia la facciamo durare quasi 3 ore. La regolazione viene mediante questo manettino che integra anche l'accensione piezoelettrica. La base di appoggio per le pentole di colorazione nero lucida permette di cucinare in modo comodo e sicuro con qualsiasi tipo di padella, casseruole o bistecchiera. Ed inoltre, mediante i classici riduttori da cucina, possiamo utilizzare anche pentoline e caffettiere di piccole dimensioni. Grazie anche a queste scanalature, che danno la stabilità ai riduttori onde evitare problemi di caduta accidentali. Novità di questo modello è la paratia di ingombro, che è integrata nell'alloggio della cartuccia e permette di utilizzare in modo sicuro pentole della misura adeguata. Questo perché utilizzando pentole eccessivamente grandi, la fiamma non potrebbe scaldare in modo omogeneo tutta la superficie, ma questo vale anche per i fornelli domestici. Ed inoltre per un discorso di sicurezza. Ma come potete vedere, una padella da 28 ci sta comodamente e direi che non è proprio piccolina. E restando in tema di misure, vediamo che quanto è grande questo fornello. 34 cm di larghezza per 29 cm di profondità per un'altezza di appena 12,5 cm. Dimensioni assolutamente adeguate sia per cucinare in modo comodo e sia per trasportarlo ovunque vi vogliate, in quanto viene dotato di una comoda e pratica valigetta. Infine, ma non meno importanti, sono le dotazioni di sicurezza. Abbiamo un sistema di sgancio rapido della cartuccia, un sistema interno contro il surriscaldamento accidentale ed inoltre, se lasciamo aperto il regolatore di fiamma, la leva di bloccaggio-sbloccaggio della cartuccia non si attiverà proprio per evitare fuoriuscite di gas accidentali. Ma ora vediamo come funziona. Prendiamo la cartuccia e togliamo il tappo di protezione. Controlliamo che il regolatore di fiamma sia su off. Apriamo lo sportello di alloggio della cartuccia, alziamo la paratia di ingombro ed inseriamo la bomboletta al suo interno seguendo la scanalatura di sicurezza. Chiudiamo lo sportello ed abbassiamo la leva di bloccaggio. Ora non resta che ruotare completamente il manettino ed a fine corsa fargli fare lo scatto per azionare il piezo elettrico. Ecco fatto! Ora possiamo regolare la fiamma alla potenza di cui necessitiamo. Una volta finito di cucinare, non resta altro che chiudere il gas, tirare sulla leva di sbloccaggio, aprire lo sportello e tirare fuori la bomboletta. Il bello di questo prodotto è che è nato come fornello da utilizzare in campeggio, nei picnic all'aria aperta, in barca o dovunque vi fosse necessità di un fornello portatile. Ma in questi anni l'utilizzo che va per la maggiore è quello domestico, in quanto ci permette di poter cucinare in terrazzo oppure in giardino tutti quei cibi che lascerebbero in cucina ed in casa un odore persistente, come ad esempio i fritti, la carne ed il pesce. Se siete di Trieste, il fornello lo potete trovare presso il nostro punto vendita di Farnetti, a due passi dal confine con la Slovenia. Per chi non è di zona, vi lascio qui sotto nella descrizione il link del prodotto. Grazie per aver visto il filmato, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime novità e da parte mia un caloroso saluto a tutti. Ciao!